Al traguardo, dopo oltre 40 anni di dibattito, la diga del Chiascio non ha raccolto in questi anni unanime consenso. Anzi, il giudice Sergio Matteini Chiari fu tra i primi che additarono l'opera come qualcosa che non si doveva fare, sia sotto il profilo giuridico che di opportunità. Alla vigilia della sua inaugurazione, ora come allora, resta convinto che l'Alto Chiascio ne pagherà le conseguenze. Per il giudice, a fronte del fatto che oggettivamente l'opera ha una sua utilità nell'ottimizzazione della risorsa idrica, due sono gli aspetti da considerare. Il primo: l'opera, la diga, il chiascio, l'invaso andrebbero a favorire essenzialmente o quasi o esclusivamente i terreni a valle della diga stessa. Si parla anche di un, non so in quale modo la cosa potrebbe essere realizzata, di un mantenimento dei livelli del lago Trasimeno, non so come potrebbe essere fatto il passaggio questo. Ecco, però sarebbero tutti terreni a valle, quindi Assisi, Foligno, una parte del Perugino, eccetera eccetera, e non si tiene conto in nessun modo, almeno per quello che mi consta, dei terreni che invece sono situati a monte. Nel 1983 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici già si espresse sulla costruenda diga di Valfabbrica, dando il suo parere favorevole, ma andavano compensati i territori che avrebbero avuto pregiudizio, ovvero Gubbio e Valfabbrica. Le problematiche che potrebbero derivare dall'invaso, laddove l'invaso divenisse davvero consistente, tanto la sommersione di molti terreni, problemi anche per strade, cambiamenti climatici, perché è molto probabile, io spero di no, che si creino delle situazioni che possano favorire la formazione di banchi di nebbia, soprattutto sulla nuova strada, la zona sismica, questa è un'altra cosa che va rammentata. Non è poco. E poi ci sono quelle più grosse, quelle di principio, le considerazioni da svolgere, che cioè, e lì non ci si può fare, credo, quasi niente ormai, che sono state eliminate, demolite, cancellate delle situazioni di paesaggio che sono niente, è stato irreversibilmente modificato il paesaggio. Per Matteini Chiari la diga di Valfabbrica è l'ennesimo esempio di una poca attenzione per il territorio dell'Alto Chiascio, che ancora una volta paga pegno a favore della restante regione senza di fatto ottenere nulla, non come indennizzo monetario ma come attenzione. La diga ormai è fatta, indietro non si torna, ma almeno, ammonisce Matteini Chiari, che però qualche beneficio possa essere esteso anche alle popolazioni che non verrebbero altrimenti beneficate, cioè quelle a monte della diga, non sarebbe assolutamente male, sarebbe un riequilibrio di situazioni che già adesso sono piuttosto scompensate e che verrebbero ulteriormente scompensate, cioè l'esatto contrario di quello che dovrebbe avvenire. È un aspetto della realizzazione del bene comune questo, no?